Beh, visto che abbiamo fatto tutto quello che ci serviva, direi che potremmo andare al Jazz Club e prenderci 20 punti per i nostri compagni. E direi di andarci per Ann. Sempre per il discorso dell'altra volta, visto che è nella squadra fin dall'inizio, avere più SP può essere un bene per lei. Sembra che il cocktail di stasera sia anima colada. Dischiudi l'anima con questo cocktail e raggiungi un livello superiore. Interessante. Guarda, oggi dovrebbe esibirsi un cantante. Vuoi entrare? 3000 yen. Chi inviterai? Lady Anne. Ah, Lady Anne, eh? Sì. Allora farò una passeggiata. Fammi sapere quando si torna a casa. Certo. Eccoci di nuovo qua, Annettina. Forse l'atmosfera del posto, ma mi sento come se fossi maturata un pochino. Eh certo. Che bello! La musica dal vivo è fantastica, ha davvero qualcosa di speciale. Buono. Questo sapore, credo che mi piaccia, sì, ha un non so che di maturo. Sta andando tutto bene ultimamente. È presente quando Morgana ti sussurra qualcosa durante le lezioni? Ogni tanto sentirlo bisbigliare in qualche modo mi distrae. Però è anche divertente. Magari per una volta posso tenerlo sotto io il banco. Che ne dici? Ma fai pure. Ho chiacchierato un po' con Ann, così ti scaldi le manine sul pelo. Abbiamo parlato un sacco. È bello chiacchierare in un posto come questo. Credo che la nostra conversazione mi abbia aiutato a capirmi meglio. Grazie per avermi invitata. Grazie a te di essere venuta. L'importante erano i 20 SP. Ogni modo, torniamo a casa. Ci vediamo. Ancora sto pensando a domenica scorsa, che non siamo venuti qua al Jazz Club. Che stupido che sono stato. Che stupido. Oh, siamo riusciti a sederci. Siamo riusciti a sederci, ma hai letto tutti i tuoi libri. Forse dovremmo comprare qualcosa di nuovo da leggere. Non c'è più nulla da leggere, Morgana. Ho finito tutto il leggibile. Ah, buongiorno. Sembra che tutti siano molto cambiati. Possibile che questa sia la felicità? Ehi, perché non andiamo di Memento oggi? Non possiamo lasciare le cose così come stanno. Andiamoci. Ok, ci vediamo dopo allora. Certo. Anche se sono preoccupato per Sumire, in realtà vorrei che uscissimo con lei. Ci serve solo 5 volte. No, è vero, avevamo detto di riunirci al ritrovo. Ok, andiamoci subito. Ehi, stiamo per entrare nel Memento, giusto? So che sono l'ultima arrivata, ma cercherò di non rallentarvi. Non vedo l'ora di collaborare con voi. Non te lo ripeto, non devi essere così formale. Se vuoi posso segnarti tutto quello che c'è da sapere sul nostro operato dei ladri fantasma. Mi spiace interromperti, ma le ho già spiegato tutto. Quindi sa tutto dei palazzi e del resto. Ah, sì, Morgana Senpai mi ha già spiegato tutto. Oh, va bene. Ryuji voleva fare colpo. Mi sa che hai perso l'occasione di diventare un senpai, Ryuji. Zitta, non puntavo mica a quello comunque. Ah, mi spiace, non volevo rovinare la tua occasione di diventare un senpai. Bene, torniamo al nostro argomento. Dovremmo cominciare a indagare su Memento. Ma preferirei evitare di morire invano per mancanza di preparazione. Pertanto è importantissimo che siate in forma smagliante prima di procedere. Come sempre, lasciamo la strategia a Phoenix. Appena siamo tutti pronti, entriamo nel Memento. È vero, ha ragione Akechi, devo controllare una cosa prima di entrare. Prima di tutto vediamo le richieste. E abbiamo queste 4 richieste. Però prima usciamo un attimo dalle blank. Oh, Futaba, la mia patata. Eccolo, lo sapevo. Ciao senpai. Ah, dannazione. Sumire. Meglio uscire con te piuttosto che entrare subito nel Memento, però... Quanti giorni abbiamo? 16, giusto? 15. Se 5 di quei giorni li passiamo con lei, beh, sicuramente non è uno sbaglio. Va bene, Sumire, arrivo da te, però devo prendere una persona con l'arcano della fede. Di solito avrei tenuto in squadra Maria, però... Non ci serve più così tanto, Maria, purtroppo. Eccomi qua, Sumire. Ciao. Sembrano tutti al settimo cielo, ma qualcosa non va. Ci infiltriamo nel palazzo oggi. Dobbiamo fermare il dottor Maruki. Usciamo assieme, invece. Uscire? Ma dobbiamo fare qualcosa prima che sia troppo tardi.
Non pensarci troppo. Hai ragione, mi sto lasciando sopraffare e non posso dare il meglio se vado in fissa. Grazie per l'interessamento, senpai. Per oggi rilassiamoci. Senpai, io vorrei parlarti di una cosa, hai tempo? Certo che ho tempo. Allora hai deciso, vuoi passare il tempo a consumire? Certo. Grazie, possiamo andare altrove, qui è difficile parlare. Dove vuoi? Siamo tornati a scuola. Phoenix Senpai, mi spiace moltissimo. Deve essere stato imbarazzante e doloroso vedermi mentre mi comportavo come Kasumi. Tutti si saranno accorti che mi stavo comportando in maniera strana. Probabilmente mi stavano solo assecondando, sapendo che avevo appena perso mia sorella. Comunque, non sapevo di dover essere triste. Non ricordavo nemmeno che mia sorella fosse morta. Quando la coach mi ha detto di capire chi fossi davvero, credevo che parlasse in senso figurato del mio blocco. Stavo vivendo come se non mi importasse nulla della sua morte. Non posso tollerarlo. C'è un piccolo dialogo tagliato di questa scena in cui Sumire chiede a noi di tirarle un pugno in faccia. Dico solo questo. Non l'hai fatto apposta. Beh, sì, ma se anche fosse, come potrei mai perdonarmi? Fin quando eravamo piccole, era sempre Kasumi a decidere cosa dovessi fare o dove dovessi andare. Non riuscivo a fare nulla senza di lei. Adesso è chiaro perché i miei voti non sono migliorati molto. Non sono mai stata al livello di Kasumi. Sono stata così presuntuosa, così presa dai miei stupidi problemi. Ero troppo presa da me stessa per agire. E cosa farai ora? Comincio a ricordarmi eventi del nostro passato. È dura, ma ci sto provando. Sono tanti, dalla prima volta che io e Kasumi ci siamo avvicinati alla ginnastica, ai momenti più recenti. Vorrei parlarti di come erano le cose per me e Kasumi. Mi ascolterai? Certo. Kasumi ha iniziato presto con la ginnastica. Io ero ancora più piccola e la copiavo. Andavamo anche a lezione. Ero troppo piccola per capire le regole dello sport, ma quando facevo bene le cose mi lo davano tutti. La coach mi dava piccole ricompense, come i gelati. Davamo il massimo per imparare movimenti ed esercizi, visto che ci piaceva il gelato. Tutto per il gelato, eh? Immagino di sì, ma ha funzionato, no? Ci impegnavamo molto, quel gelato ce lo sudavamo, parlavamo e ridevamo, bei tempi. Un giorno, nel periodo in cui iniziamo a partecipare ai meeting delle giovanili, Kasumi mi chiese: se diventeremo le migliori al mondo, potremo avere tutto il gelato che vogliamo. Per il gelato questo è altro, giusto? Lo disse con faccia seria, a volte era troppo divertente. Ovviamente le ho risposto: Kasumi, sei un genio. Quanti anni aveva? Beh, eravamo bambine, ma era davvero un genio, sai? Eccelleva in tutto ciò che faceva e migliorava di giorno in giorno. Ricordi cosa ha detto la mia coach, senpai? L'arma più forte di Kasumi era l'audacia. Kasumi era sempre coraggiosa, traboccava sicurezza. Un giorno ho capito che non l'avrei mai raggiunta. A prescindere dall'impegno, avrei avuto solo premi di consolazione. Kasumi era sempre quella a salire sul podio. Ma anche quando vinceva il gelato, non lo mangiava mai senza di me. Le dicevo di non preoccuparsi, ma rispondeva che non voleva goderselo insieme, che voleva goderselo insieme a me. Credeva in me, diceva che saremmo diventate le migliori al mondo. Aveva i suoi allenamenti, ma cercava sempre di aiutarmi. Passava ore a supportarmi. Per il gelato, giusto? No, ti voleva bene. Era forte e gentile, era la sorella maggiore ideale. La gentilezza di Kasumi era così irritante. Posso immaginarlo. Era sempre sul podio, circondata dalle macchine fotografiche. Io potevo solo guardarla dall'ombra. Non sono Kasumi e qualunque cosa faccia non sarò mai come lei. Se mi avesse lasciata perdere, non sarebbe stato così doloroso. Così le persone avrebbero smesso di fare paragoni. E i sentimenti di Kasumi? Hai ragione, immagino che fossi solo egoista dopo tutto. Non smettevo di pensarlo. Ogni giorno, se non fossi esistita, sarebbe stato meglio per tutti. Oppure, se fossi stata Kasumi, le persone volevano lei. Sumire era inutile, superflua. A chi sarebbe importato della sua morte? Invece è morta mia sorella. Perché ha protetto un idiota come me?
L'ho vista. Quindi, ora che si fa? Phoenix Senpai, non posso fermarmi qui. Ora voglio continuare a fare ginnastica come Sumire. Voglio raggiungere quelle vette che Kasumi voleva raggiungere. Altrimenti non sarei in grado di guardarla in faccia. Ti prego, continueremo a vederci ora che sono Sumire. Ho bisogno del tuo aiuto per non fuggire di nuovo da ciò che sono. Va bene, lo farò. Davvero, grazie mille. Poi, sinceramente, con quei capelli lunghi sciolti così e gli occhiali, a me piace molto di più. Penserai che sono una sfigata, ma Sumire è fatta così, è così che sono. Devo essere più forte, sia con il cuore che con la ginnastica. Ma per ora sono Sumire Yoshizawa ed è un piacere incontrarti di nuovo. Percepisco una forte fiducia. Oh. Sumire. Riverbero, chance di proseguire l'attacco, grazie. E discorso da atleta, se una negoziazione con un'ombra qualsiasi fallisce. Perché sì, va bene tutto. Ah, mi sento molto meglio dopo essermi sfogata, senpai. Mi è stato molto utile. Ora posso finalmente ricominciare da zero e metterci tutta me stessa. Alleniamoci un po' fino a quando non devo andare al club. Ci alleneremo più di prima, senpai. D'ora in poi sarò molto severa. Ah, bene. L'importante è che mi aumenti i miei SP. Ah no, gli HP, gli SP li dava Maruki, è vero. Ah, oh, che tristezza, allora. Tra l'altro, a quanti SP sarò? Ciao, volevo ringraziarti per quello che è successo stamattina. E mi spiace che tu abbia visto il mio lato più patetico. Da quando mi sono accettata come Sumire, anche il mio rendimento nella ginnastica è peggiorato. Ma questo è come sono davvero. E anche se fosse? Sai, hai ragione. A chi importa che se sono fatta così? Ho deciso di continuare a vivere anche senza Kasumi. Non posso più scappare e nascondermi. Cercherò di scoprire la fonte della forza di Kasumi. È ciò che posso fare come Sumire. Mi calmerò e ci penserò a lungo. Grazie per avermi ascoltata. Ok, ci parleremo di nuovo. Ciao Kasumi. Anzi no, ciao Sumire. Ogni tanto... lo devo ammettere, adesso mi viene da dire Kasumi in automatica, ma quando abbiamo ricominciato la serie, io inizialmente mentalmente dicevo Sumire, ma dovevo dire Kasumi perché sennò era spoiler per voi. Vorrei passare del tempo con Futaba, ma non posso. Noi siamo a 731 di SP. Non male. Suonerà strano, ma anche stasera direi di andare, visto che è giovedì, al Jazz Club ancora una volta con Ann. Perché come ho detto, oggi è giovedì e il giovedì c'è... il Magic Bolle! Il cantante si esibirà il 26-1. Vuoi entrare? 3000 yen. E invitiamo... Lady Ann. Oh, Lady Ann, eh? Sì. Allora vado a farmi un giro, ciao. Forse l'atmosfera, ma mi sento un po' come se fossi maturata un pochino. Oggi è viola, bello, mi piace. Questo sapore, credo che mi piaccia, sì, ha un non so che di maturo. Ah, la vita è bella. Ogni volta per strada sento parlare dei ladri fantasma, mi ritrovo a origliare. So che non dovremmo farci condizionare da queste cose, ma è bello quando si sente la gente parlare in questo modo positivo. Beh, in teoria, in questo so che sono discorsi scriptati, ma in questo momento credo che dei ladri fantasma non ne parli nessuno. Magia 85 e ci ha aumentato l'agilità di 2. Non male. L'importante è la magia, poi il resto sinceramente mi frega poco. Anche se in realtà la fortuna con Ann non sarebbe male aumentarla. Perché aumentare la fortuna di Ann vuol dire la possibilità che metta a fuoco qualcuno. Ma ehi, ho già detto che non ci serve. Ehi, indovina, il mio desiderio è stato esaudito. Fai piano, cavolo, siamo ancora sul treno, sai? Cos'è questa storia del desiderio? Hanno aggiunto una nuova corsia alle gabbie di battuta Young e Yaya. Fantastico, non avrei mai pensato che potesse... Ehi, perché mi guardi così? Andiamo a dargli un'occhiata quando torniamo a casa. Un nuovo programma? Certo che è piuttosto entusiasta a riguardo. Potrei andarci a fare un giro, ma ehi, non voglio perdere la mia giornata. Anche se però la serata magari ce la potrei buttare. Va bene, diamo inizio alla lezione. Spero che ricordiate cosa abbiamo studiato finora.
Prof. Iruta ha pregato di recarsi subito in sala docenti. Nanda. Cosa? Ascoltate, studiate da soli finché non faccio ritorno. Me ne vado con la mano così io. La Kawakami ci ha gentilmente concesso del tempo. Cosa vuoi fare? Creiamo degli strumenti. Vediamo, abbiamo usato i cannoni ed aria, le bombe allegre e lo spray congelante, ma ne ho abbastanza di spray. Quindi facciamo tre bombe allegre. Anzi, facciamo due cannoni ad aria e quattro bombe allegre. Perfetto, tutto fatto. Ecco qua. Non era niente di importante, scusate l'attesa. Ricomponiamoci e torniamo alla nostra lezione. Ah, ci è mancato poco. Comunque grazie alla Kawakami abbiamo tenuto un bel po' di tempo libero. Dovremmo ringraziarla. Beh, se Sumire non ci chiede un'altra uscita, e sinceramente non mi dispiacerebbe, e invece no, allora ci tocca entrare nel memento. Facciamo un attimo un salto da Takemi, 2 secondi. Vorrei guardare un attimo cos'ha da vendere, anche se so che non c'è niente interessante, però vediamo anche gli accessori. Tutti gli accessori che c'hai io non li ho mai comprati, a parte l'adesivo SP. Grazie Takemi, ho fatto giusto un po' di spesa. Cavolo, oggi che è la giornata perfetta per andare nel memento, Chihaya non c'è giustamente perché piove. Dannazione. Certo, potrei andarci, però mi scoccia. Mi scoccia perché andandoci con l'allarme delle fusioni aumentato sicuramente ci guadagno, così... No. E però cosa faccio? Che faccio oggi? Non c'è nessuno in giro, sono rimasto da solo. Giustamente il gioco mi direbbe, ma vai dentro il cazzo di memento. Allora, facciamo una cosa. Faccio un salvataggio. Anche oggi ce ne andiamo al tempio, aumentiamo i nostri SP. Se domani ancora piove... Entriamo comunque nel memento. Comunque anche oggi altri 12 SP. Andiamo a casa. E se ovviamente non c'è nessuno, perché non c'è nessuno. Ah no, aspetta, oggi è venerdì. Col cazzo che non c'è nessuno. Oggi è venerdì. Andiamo al Jazz Club, perché oggi c'è quello che aumenta tutte le statistiche. Il punto è, chi invitiamo? Potrei invitare Akechi. Ah, oh, Akechi, eh? Sì, invitiamo lui. Allora farò una passeggiata, a dopo. Akechi, nonostante tutto, ci può essere d'aiuto. Cosa? Ti piace così tanto questo posto? Beh, credo di capirti. Mi piace il kiwi. Ah, non male. In tutta onestà ero sicuro che tornare a fare squadra con te avrebbe funzionato. Forse non varrà per te, ma sono certo che qualcuno tra i ladri fantasma mi detesti. Beh, ormai così è fatta, perciò intendo fare la mia parte. Non ho alcun piano segreto stavolta. Buon per te. Ah, che ci ha chiacchierato un po' con me. Ah, è già così tardi. Direi che abbiamo chiacchierato per un bel po'. Credo che sia servito a fare ordine tra i miei pensieri e forse ad allargare i miei orizzonti. Beh, perché no? Una statistica in più a tutte quante. Fa sempre bene, Akechi. Poi, 10 HP e 5 SP. Non male. Non è stato affatto male. Direi che è ora. Ciao, buona serata. Tra l'altro, domani è domenica. Domani è domenica. Oh, Ushimaru! Domani è domenica ed è una domenica importante che non possiamo mancare. Ehi tu, stai dormendo? No, va bene, lasciatelo dormire. Gli studenti sono impegnati, è normale che siano stanchi. Anch'io sonno, ieri ho fatto finta di essere Federman con mio nipote, mi sono lasciato trasportare. Cosa? Non conoscete Federman? È una serie sentai che trasmette ideali di giustizia. Prima o poi la vedremo in classe. A proposito, sapete che il concetto di giustizia è diverso nella cultura occidentale che in quella orientale? Star, guarda un po' qui. Ah, per una volta non mi tiri addosso niente. Questa è la statua della dea Temis, comunemente considerata dea della giustizia. Regge una spada e una bilancia, mentre calpesta qualcosa. Sai che cosa sta calpestando? Un serpente. Benissimo, è esatto. Spesso il serpente è dipinto come il simbolo del peccato, una specie di emissario del male.
Nella cultura occidentale la giustizia si basa sull'applicazione delle regole. Per vivere in armonia le regole sono indispensabili. Quindi chiunque trasgredisca queste regole potrebbe finire come quel serpente. Wow, sul serio, è stato bravo, Yarujanega. Comunque, sentire Ushimaru parlare così tranquillamente fa effettivamente un certo effetto. La cultura orientale, al contrario, associa la giustizia all'etica. Ciò esiste nella dimensione individuale. In altre parole, ogni essere umano ha il proprio senso di giustizia. Non è un modo facile di vivere, ma sono sicuro andrà tutto bene. Oh, abbiamo quasi finito. Allora, come compito? Non ce ne sono. Riposatevi, ma assicuratevi di essere svegli la prossima lezione, va bene? Ushimaru è proprio... ho i brividi. A chi lo dici? Mi mancano i suoi gessetti. Oh, Ushimaru. Mancano 13 giorni allo scontro. Prepariamoci con cura. 13 giorni non sono tanti, purtroppo. E Sumire ancora non ci scrive. Ci ha scritto una volta sola. Non va bene, non va bene, Sumire. Eccola qua, però. Dovrei entrare nei cacchio di Memento, lo so. Ma Sumire è importante. Dobbiamo arrivare al suo risveglio. Dobbiamo arrivare al suo risveglio, dannazione. Ehi, Haru, sono qui per le piantine. Ecco, a te 3 cipolle, tieni. Facciamo i fagioli a questo giro. Saranno pronte l'1.23. Va bene, grazie, Haru. E ora, Sumire, arrivo da te. Sì, sì, lo so che dovrei entrare nei cavolo di Memento. Però cazzo, anche lei è importante, dannazione. Usciamo assieme di nuovo. Sto pensando di prendere una lezione speciale dal coach del mio club. È un programma speciale che ruota attorno al fitbox. Libera dallo stress ed è aperta al pubblico. Pensavo che potresti venire anche tu se ti va. Perché no, certo. Allora che hai deciso? Vuoi passare il tempo a consumire? Certo. Davvero, grazie mille. Alla fine della lezione ti presenterò al coach Iguraki. Gurashi? No, Iguraki, credo. È una persona straordinaria. Ci segue fin da quando io e Kasumi eravamo piccole. Andiamo adesso. Sono contento per te, dai. Kasumi mi ha aiutata spesso con questo programma speciale. Dopo un po' diventa difficile. Più tempo passa, più gli arti diventano pesanti. Ogni volta che lo facevamo, restavo ipnotizzata dalla bravura di Kasumi ed ero tentata di mollare tutto. Probabilmente ero molto delusa da me. Mi stancavo così in fretta. Chi lo sa? Non l'ho mai detto, ma se non altro, io ero delusa da me stessa. Lei non si è mai messa in discussione, io invece... Ah, tra poco si farà viva la mia coach, sono un pochino nervosa. È severa? Puoi dirlo forte, è molto severa, ma è un'ottima insegnante. È da molto tempo che ci aiuta. Nonostante la mia stupida ossessione, non ha mai smesso di aiutarmi. Senza di lei non sarei mai stata nulla. Ehi là! Salve, coach Iguraki! Sumire? Forse la mia immaginazione, ma sembri tornata a quella di un tempo. Sì, scusi se l'ho fatta preoccupare. Stavo fuggendo da ciò che è successo a mia sorella. È così, te ne sei resa conto? Stai bene ora? Non sono ancora quella di sempre, ma ora ho un nuovo obiettivo. Voglio diventare la migliore al mondo. Quindi d'ora in poi farò del mio meglio, come Sumire. Capisco. Ad ogni modo, questo chi è? Oh, è un senpai di scuola. Siamo qui per una lezione. Oh, quindi tu sei... Bene, inizia tu, Sumire. Puoi partire con la tua combinazione. Sì, signora. Ah, ah, ehi! Beccati questo! Che mosse spettacolari! Una velocità assurda, è riuscita a padroneggiare quelle mosse aggressive. È proprio come sua sorella. Ah... Ok, prenditi una pausa, continueremo più tardi. Ah, grazie mille. Sei stata brava. Coach Iguraki, grazie per avermi aiutata oggi. Allora, come sono andata? Ho cercato di imprimere forza nella combinazione. Hai detto che questa volta ti saresti esibita come Sumire. Non sembrava affatto. Ho visto solo Kasumi, la sua ombra almeno. Cosa? Le esibizioni di Kasumi si distinguevano per l'audacia, sì, ma non è una cosa che ti appartiene. Veniva dall'energia dentro di lei, era questo che rendeva Kasumi. Ti ho detto di pensare a chi sei veramente, pare che tu non abbia ancora capito bene. Oh. Devi smettere di nasconderti dietro Kasumi. Se continuerai a rinnegare te stessa, come puoi considerarti la sua rivale? Eh? E questo cosa vorrebbe...
Non l'ho mai voluto sottolineare, ma Kazumi era molto competitiva, odiava perdere. Mi ha sempre detto, invidiava lo stile delicato ed elegante della sorellina. Non posso perdere contro di lei, diceva. Volevo che lo vedessi. Voleva. Lei ha detto questo? Impossibile, Kazumi era capace di tutto e io ero nulla. Ho detto tutto quello che volevo dirti, ma ti suggerisco di pensarci su più a lungo. Ah. Ok, tocca a te, preparati. Io? Io mi alleno con un manichino di legno. Ah. Tutto bene? Sto bene, grazie. Ho visto che le tue capacità fisiche l'hanno impressionata. In confronto a te, però, facevo pietà. Beh, io faccio a botte con un manichino di legno. Io, aggraziata. Ora che ci penso, è ciò per cui la coach si è complimentata con me. Ma nonostante ciò, non sono riuscita ad eguagliare l'esibizione di Kazumi. E ora dice che Kazumi mi vedeva come una rivale? Non ci credo. Insomma, non ho fatto altro che imitarla, sin dal principio. Non ho fatto che seguire Kazumi. All'inizio andava bene, ero felice di stare con Kazumi e mi divertivo. Ma quando ho iniziato a notare la differenza di abilità nella ginnastica, una cosa è diventata chiara. Sarò sempre inferiore a Kazumi. Dopotutto sono inutile. Non è vero, non sei inutile. Kazumi non avrebbe potuto evocare una persona, probabilmente. Grazie di averlo detto, sei davvero gentile, senpai. Eppure, quando la coach mi ha riferito le parole di Kazumi, mi sono resa conto di una cosa. Ho capito che, così come lei voleva mostrarmi di cosa ero capace, io voglio mostrarti le mie abilità. Te lo ricordi? Come quando ho cercato di mettermi in mostra alle gabbie di battuta. Oh, forse è quello che devo seguire. Magari quel sentimento può aiutarmi con l'autostima. Sembra che anche Kazumi piacessero i miei movimenti delicati, quindi unendoli al suo stile aggressivo sarà una specie di duetto. Giusto? Forse devo migliorare la mia routine. Se la chiave qui è dimostrarti quel che so fare, allora ho bisogno che tu mi guardi di nuovo. Senpai, uscirai con me di nuovo? Un'altra confessione d'amore? Cosa? Voglio dire, amore, no, io non volevo, speravo solo che mi aiutassi così. Aspetta, senpai, mi stai prendendo in giro. Ma spero che sappia che conterò davvero su di te. Percepisco un profondo legame. Poverina, Arisen rigenerativo. Ok, non male. Penserò a cos'altro posso fare. Quando mi viene un'idea, te la farò sapere. Oh, è già ora, andiamo. Grazie all'allenamento ho iniziato ad avere HP in più. Non mi servono, ma soprattutto quando reinizieremo una nuova run a livello 1 avremo già più HP. Sì, dimmi dimmi Sumire. Ehi, senpai, grazie mille per avermi accompagnata oggi. La coach Igurashi è severa, con te non si è certo risparmiata. Ci metteva letteralmente sotto torchio. Era così dura che un paio di volte mi fece perfino piangere. Per secondo Kazumi però era così rigida perché noi vedeva del potenziale. Grazie al supporto di Kazumi ho continuato a lavorare sodo. Non sembravi affatto in difficoltà però. Forse sei forte quanto Kazumi, fantastico. Beh, perché io mi allenavo con Ryuji, vado in palestra praticamente una volta a settimana e soprattutto ho seguito i tuoi allenamenti. Mi piace una bella sfida. Oh, capisco, quindi fai in modo che le difficoltà ti stimolino. Magari ci riuscissi anch'io. Non riesco a smettere di pensare a ciò che ha detto però. La mia energia, immagino di essere l'unica che può trovare questa risposta. Ma ci proverò con tutte le mie forze. Per ora però, a più tardi. Oh, a più tardi, Kazumi. No, perché continua a dire Kazumi? Sumire, santo cielo. Ho le spalle contratte, spero che non dipenda dalla vecchiaia. Poverino. Oggi è sabato. Il sabato al Jazz Club danno un drink a caso per tutta la settimana. Il problema è che non voglio rischiare. Metti che esce quello della magia a Ryuji. Che cacchio me ne frega? Vado in palestra piuttosto. Prendiamo le proteine di importazione e altri 9 HP e 7 SP. Più il frullato sono altri 5 HP e altri 3 SP. Andiamo a casa. Pam pam para para pa pa. Ehi, il programma di televendita va in onda oggi, vuoi dare un'occhiata? Non farti coinvolgere troppo dalle cose, forse una visita al tempio ti aiuterà a schiarire le idee.
Perché questa cosa del tempio? Scusami un attimo, Morgana. Possiamo andare nei Memento? Oppure Kasumi? Ciao, senpai. Allora, Sumire, dammi un attimo. Guardo un attimo cosa vendono. Salve gente, ora di fare un po' di shopping. Cosa abbiamo in serbo per voi oggi? Prima di tutto, ecco il set talismani, il set di portafortuna solo per voi. Il Rasetsu Fuda, i Daten no Fuda e Kongou Fuda, tutto in un unico set. Ma aspettate, c'è dell'altro. Ora abbiamo il set della Dolce Delizia, un'esplosione di non ho letto. Dai Fuku la Fraga, Amazake definitivo e oh, Oshiruku. Riuscirete a crederci tutto questo in un solo set? Wow, sono due oggetti fantastici, non saprei quale scegliere. È un prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Naturalmente prezzo giusto, non vedrete più una del genere. I telefoni stanno già squillando senza sosta. Ne restano pochi nella vostra occasione per comprare. Pare che i telefoni stiano squillando. E comprerò il primo però. Il secondo mi sapeva di cazzata. Cazzata la fragola. Oh, ci ho cattato un altro acquirente. Grazie infinite. Oh, sono entrambi finiti. L'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato il prima possibile. A presto allora. Alla prossima con un altro dei nostri fantastici prodotti. Ci sentiamo. E ora dobbiamo solo aspettare. Va bene, Sumire. Arrivo di nuovo da te. Grazie mille. Ti aspetto, Kikyoji. Ottimo. Ehi, ciao. Senpai, ho capito una cosa. Se voglio essere più audace, devo fare qualcosa riguardo la mia mentalità. Quindi pensavo che potrei provare a farmi osservare da te. Hai programmi per oggi? Osservare a fare cosa? Usciamo con lei. Grazie mille. Possiamo vederci al negozio a Shibuya? C'è qualcosa che vorrei mostrarti. Ti procederò e mi preparerò. Adesso, se vuoi scusarmi, ci vediamo dopo. Direi che è ora che posso andare. Oh, questo è... Oh, questo ti dona così tanto. Hai detto di volerti far notare della gente, quindi ho scelto un abbinamento più appariscente. Wow, che bello. Quella è Sumire? Wow, è come se fossi una persona diversa. Sì, sembri Yusuke femmina in questo momento. L'energia dei carnivori è un pizzico di mansuetudine degli erbivori. Lo stile della savana ruba l'occhio. Capisco. Beh, immagino che sia importante avere una dieta bilanciata. Avvicinati a Sumire. Oh, Phoenix Senpai, mi fa piacere vederti qui. Che cazzo ti sei messa addosso? Volevo sorprenderti, quindi sono arrivata prima per cambiarmi. Ho provato questo completo che mi ha consigliato lo staff. Che ne pensi? Sto decisamente attirando l'attenzione. Qualcuno mi sta perfino fissando. In un certo senso sto mostrando il mio stile, giusto? Ti prego, guardati. Oh, non ti piace? Pensavo che fosse un look molto trendy. Beh, a dirla tutta, mi sembrava proprio che stonasse qualcosa. Ecco perché dicevo che queste sono macchie di leopardo, ma sembra una specie di giraffa mutante. Comunque, dovrei cambiarmi. Pensavo che mi potesse aiutare a trovare delle risposte, ma non è che avessi un piano. Anche questa volta ho sbagliato l'interpretazione, non ho fatto progressi. La solita Sumire. Non ero così quando stavo cercando di dare nell'occhio con mio papà. Mi sembrava di andare peggio di quando ero convinta di essere Kasumi. Oh, non sono nemmeno sicura se merito di mettermi in mostra, figuriamoci come... Sono qui per te, forza! Dammi un altro vestito e provalo! Hai ragione, ho te, senpai. Vorrei che tu vedessi come sono fatta veramente. Ok, non ho tempo da perdermi nei miei pensieri. Troverò dei vestiti che mi rappresentino davvero. Eppure, guarda quanti stili diversi ci sono. Eh? Perché questo maglione bucato? Dove finisce questo filo? Oh, che cosa faccio ora? È più difficile di quanto pensassi. Ah, così non va. Questi vestiti sono bellissimi, ma non so se li indosserei in giro. Come voglio essere vista? O come voglio che senpai mi veda? Senpai... Di che si tratta? Per favore, non fissarmi così. Che c'è? Non posso guardarti? Non è quello, è che... Non pensavo mi avresti fissato a tua volta. Ah, già! Forse non dovrebbe essere così a senso unico. Se presterò attenzione alla gente, sono certa che ricambieranno. Credo di aver capito. Oh, credo che proverò questo qui. Che caruccetta! Sembri uscita da un film di campagna, però... Scusami se ti ho fatto aspettare, Phoenix Senpai. Che ne pensi? Mi ha fatto innamorare.
Cosa? Ho sentito bene quello che hai detto. Hai detto di essere innamorato. Dei vestiti, giusto? Ti sei innamorato di questi vestiti. Tranquillo, ho capito. Forse sto giocando un po' troppo con i suoi sentimenti e non dovrei. Sono una persona di merda. Scusa, so che l'hai detto tanto per fare. È che non me l'aspettavo, quindi sono un po'... Aspetta, devo calmarmi. Ok, respiri profondi. Ma mi fa piacere sentirtelo dire. Grazie per avermi permesso di mostrarti una parte di me. Ho deciso. Potresti aspettare qui un attimo. Devo prima comprarlo. Va bene. Tanto che non costava neanche troppo. 3.000 yen volendo. 5.000 yen erano 40 euro tipo. Quindi 3.000 yen saranno sui 25, forse un po' di più. Ehi Google, quanti euro sono 3.000 yen? L'importo di 3.000 yen giapponesi equivale a 22 euro e 59 centesimi. 23 euro, non sono andato tanto lontano. Sono felice di aver trovato qualcosa di bello. E ti ho aiutata? Certo. Grazie a te ho capito una cosa. La prima volta che ho visto questo vestito mi sono innamorata. E è un po' imbarazzante da dire, ma la prima cosa che ho pensato è che non vedevo l'ora che tu mi vedessi indossarlo. Mi chiedevo che faccia avresti fatto, come l'avresti reagito. Volevo vedere quel lato di te. Non intendevo nulla di strano. Volevo solo mostrarmi a te, immagino. Vederti ed essere vista. Più ci penso e più questo sentimento è diventato importante. E poi all'improvviso mi sono accorta che non ero più agitata. Capisco. Sono sempre stata una frana con le decisioni che mi riguardavano. Voglio dire, Kasumi sceglieva sempre le cose perfette per me. Non sapevo che prendere le proprie decisioni potesse essere nobilitante. Non ho mai sentito il bisogno di scegliere qualcosa per me stessa. Nessuno si aspettava che io lo facessi. Ma oggi ho scelto qualcosa che mi piaceva. E ne ero proprio sicura. Anche se non ti piacesse, non penso che cambierebbe come mi sento. È così che deve essere, deve piacere a te. Sì, sono d'accordo. È questo che intendeva la coach, quando mi diceva che Kasumi voleva che capissi cosa provava. Se fosse così, allora ha davvero pensato che fossi... Beh, non ne sono sicura, ma penso che andrà tutto bene finché rimarrà al mio fianco. Percepisco una profonda fiducia. Oh. Stoicismo, anche questa è una buona abilità. Ora dovremmo tornare a casa. Grazie per avermi accompagnata oggi. Oh, che ne dici se la prossima volta compriamo qualcosa per te? Puoi sempre provare il completino della savana. Magari a te sta bene. Certo, come no. Ci vediamo. Io non ho quel fisico che c'hai tu. Tutto bello, fisico, leggerino. Io sono... cazzo di monolite di 2 metri. Grazie mille per essere venuto a fare shopping con me oggi. Guardandoti ho capito che cosa mi piace davvero. Quando lo dico così è un po' imbarazzante. Comunque, dove ti piacerebbe andare a comprare vestiti, senpai? Al negozio di software, online. Capisco, beh, lo shopping online è decisamente comodo. Ma non ti preoccupi, i vestiti sono sempre molto diversi dal vivo rispetto a come appaiono in foto. Mi piacerebbe sentire che considerazioni fai quando scegli qualcosa. E poi, non trovi differente scegliere i vestiti? Divertente, non differente. Quello che ho comprato oggi è una meraviglia. È quasi troppo bello per indossarlo. Ma sarebbe controproducente. Voglio farmi vedere mentre lo indosso. Sarebbe meglio lasciarti andare. Ci sentiamo dopo. Ciao Kasumi. Ok, forse mi sto preoccupando troppo e non dovrei. Ma mancano solo 12 giorni. A noi ci mancano solo altre 2 uscite con Kasumi. E poi ci sono altri 10 giorni. Forse in verità dovrei preoccuparmi. Ed è domenica oggi, quindi Jazz Club. Sembra che il cocktail di oggi sia il punch del signore delle armi. Il drink originale di oggi. Potresti scoprire un nuovo lato di te, magari uno del tutto inedito. Interessante. Il cantante si esibisce il 26. Chi dovremmo invitare? Bella domanda. Questa è facile da scegliere. Il signore delle armi dimezza il costo di HP. Il punto è, a chi voglio darlo? Ovviamente ad entrambi, ma a questo giro, a chi lo voglio dare? Ryuji ha 715 di HP, Yusuke ha 567 di HP. Wow, dovremmo aumentare gli HP di Yusuke. In ogni caso, penso che sceglierò per questo giro Ryuji. Per il fatto che c'è la mano di Dio che fa una bella mazzata quella. Invitiamo Ryuji. Ah, Ryuji, eh? Sì.
Allora farò una passeggiata, a dopo. E quello della prossima settimana è tanto importante quanto questo, perché questo è il signore delle armi, il prossimo è il signore della magia. Capo, per me è il solito. No, come no. Wow. È un po' strano quel drink, però è carino. Niente male, ha un gusto maturo. Come va il ginocchio? Un po' di merda. Ultimamente non odio la scuola così tanto. Prima non facevo altro che vedere tutti come dei nemici, sai. Alzarsi la mattina è ancora uno schifo, ma venire a scuola non è poi così male. Forse perché ora hai trovato degli amici. Ah, era buono, ci stava. Abbiamo finito per parlare un bel po', ma è stato tempo ben speso. Come dire, credo di essermi fatto un bel esame di coscienza, non so, non male come sensazione però. Perfetto, sono contento per te, Ryuji. Signore delle armi, e lo mettiamo al posto di potenza elettricità. Perché in realtà Ryuji, sì, va di fulmine e tutto il resto, ma non è così importante l'elettricità. Ryuji è più sugli attacchi fisici. E a proposito di attacchi fisici, dovrei togliere Zio Dain e rimettergli un attacco che magari prende tutti e non uno singolo. Ma non ho voglia di spendere... In realtà potrei spendere una serata al confessionale. Dovrei farci un salto, quasi quasi. Sono andato al laghetto di pesca la settimana scorsa, quello di Cigaia. Oh, non lo sapevo, immagino che ti piaccia la pesca allora. Ah, non ne avevi idea. Comunque, ne stavo prendendo parecchi con la solita tecnica. All'improvviso ho visto un'ombra di quel pesce enorme. Sarebbe stato un degno avversario, ma è andato via. Nonostante il freddo e la neve, ho fatto bene ad andarci. Ehi, mi ascolti, non fissare il telefono. Pescare sotto la neve richiede forza di volontà. Se te la senti, potresti andare a provare. Direi di no, direi che ho forse di meglio da fare. Mancano 11 giorni allo scontro con Maruki, prepariamoci con cura. Kazumi, oh, dannazione. Sumire poi, perché la continuo a chiamare Kazumi, santo cielo. Lo so che devo andare nei cacchio di memento. Però dobbiamo potenziare anche lei, dobbiamo potenziarla. Dannazione, mi sto preoccupando troppo. Ecco, oggi volevo dirti una cosa, puoi dedicarmi un po' di tempo? Ragazzi, sappiamo tutti che rango è questo, vero? Lo sappiamo tutti. Questo è rango 9. Questo è il rango 9. Io... già mi dispiace. Già mi dispiace un fottio. Senpai, grazie infinite. Oh, ma quanto al luogo dove dovremmo andare, vorrei andare in un posto dove poter conversare in pace, se possibile. Vuoi venire da me? A casa tua, senpai? Io credo sia un po' troppo presto. Insomma, non so se il mio cuore è pronto, perciò... Oh, quando dici di venire da te intendi alle Blanche. Mi dispiace, sono stata affrettata, che idiota. Credo che lì potremmo parlare in pace. Se è fattibile, andrei lì. Sto giocando troppo con i suoi sentimenti e già mi sento di merda. Scusa per questa cosa improvvisa, spero che non sia stato un problema. Non c'è nessun problema, tranquilla. Grazie, volevo solo parlarti di una cosa di persona. Wow, che buon odore, grazie. Ah, è buono, ha qualcosa di rilassante. Presto però... Presto sarò pronta per far vedere alla mia esibizione la coach Higurashi. E se non ti dispiace, mi piacerebbe che tu ci fossi quando lo farò, va bene? Di sicuro. Grandioso, sono così felice. Ma non siamo qui per parlare di questo. Ti ricordi cosa ho detto quando siamo andati a comprare i vestiti? Di come volessi mostrarmi a te, di come mi avessi aiutato a smettere di preoccuparmi? Certo che sì, me lo ricordo. Sono felice che tu te lo ricorda. Te lo ricordi? Stavo pensando a Kazumi. Chissà come si sentiva. Non voleva perdere contro di me, ma desiderava che la guardassi. Forse avevamo qualcosa in comune. Volevamo qualcuno che ci vedesse per ciò che siamo, grazie ai nostri sforzi. Finché c'è qualcuno di speciale a guardarci, possiamo restare forti. Finalmente ho capito una cosa. Credo che parte della forza di Kazumi arrivasse da lì. Ed ero io quella a cui lei pensava. Non gliel'ho mai sentito dire, ma forse ha cercato di dirmelo attraverso le sue esibizioni.
Non riesco a credere che mi ci sia voluto tanto per capirlo. Sono così stupida. Ma sono contenta di averlo finalmente capito. Anche se sono una persona inutile, spero di aver aiutato Kasumi. Questo è un nuovo inizio per te. Sì, la penso anch'io. Kasumi non potrà mai ricevere le mie scuse. Non posso dirle cosa provo. Non vedrà mai le mie gare. È la realtà ed è tutta colpa mia. Per troppo tempo sono fuggita da questa storia. Ma non scapperò più. È ora di cambiare le mie... di camminare sulle mie gambe. Voglio vivere per entrambe ora. Per il bene di tutto ciò che desideriamo. Voglio maturare ancora di più. Anche se piangerò dopo aver perso una gara. O se la pressione dovesse rivelarsi eccessiva. Con il coraggio di Kasumi e la grazia che lei aveva visto in me, continuerò ad andare avanti. Voglio dimostrare a Kasumi chi Sumire Yoshizawa sia veramente. Sento che Sumire mostra una grande determinazione. Brava Sumire, brava. Baluardo. Yoshi. Quindi, ora che ho deciso, ecco, di non scappare più dai miei sentimenti, io... c'è una cosa che devo dirti, senpai. Continua. Grazie, è sudorazione nervosa, credo. Ho capito che non desideravo mettermi in mostra, ma semplicemente di essere vista da una persona. Voglio essere guardata da una persona speciale, da qualcuno che abbia gli occhi solo per me. Poi ho pensato che per me questa persona speciale sei proprio tu, senpai. Quindi forse vuol dire che ti ha... Cosa? Io sono innamorata di te. Devo scegliere le parole con attenzione, sono già fidanzato. Ma metterti a disagio è l'ultima cosa che vorrei fare, perciò... Sumire, non fossi fidanzato, ti avrei detto sicuramente di sì. Ma mi dispiace, rimaniamo amici. Grazie mille, senpai. Sono felice che tu sia onesto con me. E sono felice di averti detto come mi sento. Non ho rimpianti, anche se non ricambi, farò tesoro di questi sentimenti e andrò avanti. Ma per favore, non c'è bisogno che le cose siano diverse fra noi, ok? Anche se tu sei mio amico... Anche tu sei un amico che ammiro e a cui voglio bene, e questo non cambierà mai. Anche se in veste di amico, vorrei comunque che tu mi guardassi. Stai a guardare e ti prometto che continuerò a migliorare. Potrai sempre contare su di me comunque. Certamente, conto su di te. Ah, e anche tu puoi per sempre contare su di me. Voglio aiutarti finché posso. Oh, è già tardi. Devo tornare ad allenarmi. Grazie mille per il caffè. Ora scusami. Ho accompagnato Sumire alla stazione. Io mi immagino lei uscita o comunque arrivata alla stazione che ora sta piangendo, però... Phoenix Senpai, grazie mille per aver trascorso la giornata con me. Ho ancora il cuore in gola, sai. Sono riuscita a dirti cosa provo. La vecchia me non ce l'avrebbe mai fatta. Sento di essere cresciuta. Mi riempi di gioia pensare che sia stato anche merito tuo, senpai. Sarò sempre dalla tua parte. Grazie. Niente potrebbe incoraggiarmi di più. Devo continuare a lavorare sodo, così potrai vedere i miei progressi. Oh, devo uscire presto. Sto per far vedere la mia esibizione alla Kochigurachi. Vorrei che mi accompagnasse durante la crescita, quindi... Ok, alla prossima. Ah, Sumire. Piccola, piccola Sumire. Oh, Kaitaka. Oh, è arrivato un altro pacco per te. Che cos'è ordinato? La roba dal programma di televendita. Allora, io spero sinceramente che domani Sumire ci chiami per l'ultima volta. In ogni caso, domani, nel caso non dovesse farlo, entreremo nei memento. Abbiamo solo 10 giorni, sono abbastanza, ma comunque mi preoccupo. Oggi è lunedì. Ho già detto più di una volta che in realtà i lunedì non sono importanti per me in fatto di Jazz Club. Ma la realtà è tutt'altra. Mi sono appena reso conto che Yusuke ha solo 500 di HP. Per carità, non sono pochi. Hanno quasi tutti 500 di HP. Ma per una persona che usa gli attacchi fisici, avere così pochi HP, non è una cosa buona, Quindi Yusuke, stasera ti offro bibita e patatina. Invitiamo Yusuke. Ah, Yusuke? Sì. Ok, vado a farmi una passeggiata.
Se possibile, mi piacerebbe dipingere direttamente qui. Verrebbe un capolavoro, scommetto. Dovremmo provare a chiedere. Buona sta colla rossa. Delizioso, le varie parti sono mescolate alla perfezione. Sai, sto dipingendo qualcosa di carino. Durante le lezioni d'arte, spesso l'insegnante chiede qualche esempio dei nostri lavori. Tuttavia, quando finisco di dipingere, nessuno fiata. Vorrei almeno sentire qualche critica. È vero che si tratta solo di una classe, ma si occupa di arte. Io ce la metto tutta. Beh, perché sei bravo, hanno paura di dirti qualcosa. Abbiamo finito per parlare a lungo. Forse è dovuto all'atmosfera che si respira in questo luogo. Conversare con un amico e riflettere su se stesso è una sensazione che non mi dispiace affatto. Penso di aver fatto colpo su Yusuke. Grazie di essere venuto, Yusuke. Quei 20 HP ti serviranno, credimi. Ah, si sta stretti in questi vestiti vaporosi. E ora passiamo al notiziario. L'ondata di gelo porterà la neve a Tokyo. Una grossa ondata di gelo colpirà la regione del Kanto. Aumentano le aziende con un'alta percentuale di impiegati soddisfatti. Molti dipendenti confermano l'ottimismo. Il tasso di criminalità cala a livelli record. Il numero di incidenti si è dimezzato rispetto all'anno scorso. La neve. Ultimamente fa un gran freddo. Lo so, Morgana, fa freddo. Giorno, un'altra giornata fredda. Sai, ultimamente il pubblico si comporta in modo strano, non ti pare? Anche le persone che mi circondano parlano in modo diverso o sono stranamente ottimiste. In città succede la stessa cosa, sembrano tutti irrequieti. Anche questo fa parte del potere del dottor Maruki, vero? Possibile. Sì, immagino che non sia ancora accaduto a tutti. Se non risvegliamo il cuore del dottor Maruki in tempo, non riusciremo più nemmeno a distinguere ciò che è sbagliato. Dobbiamo vincere, non importa come. Certo. Ultimamente chiacchieravo con degli amici oltreoceano. Continuano a insegnarmi nuovo slang. Ebbene, lo slang inglese è in continua evoluzione, mentre l'inglese da manuale è più statico, una vera noia. Ma a volte potete dedurre il significato dello slang tramite l'indizio del contenuto. Spesso si tratta solo di estensioni naturali di costrutti inglesi in uso da anni. In altri casi combinazioni di parole normali o frasi comunque usate in modi nuovi e inusuali. Per esempio, prendete thirsty, per esempio, solitamente descrive il bisogno di bere, un bisogno serio, no? Ma nello slang indica qualcuno un po' troppo disperato, come un ragazzo che non smette di provarci. Oh, c'è anche angry, significa avere tanta fame da arrivare al limite e arrabbiarsi per ogni cosa. Facciamo un test, Mr. Star. Non pensi di sentirti un po' salty? Che significato assume salty quando usato nello slang? D'accordo, ci penso io. Allora, dobbiamo capire cosa significa, cosa si intenda per salty in slang. Forse troveremo indizi in parole simili. Tipo, tu puoi dire a qualcuno che è dolce, giusto? Cosa significa riferito a una persona? Che è una persona generosa. Sì, hai ragione, è una connotazione prettamente positiva. Allora, che significato avrebbe salato in questo concetto? Negativo. Sì, lo penso anche io. Del resto, la gente definisce salato il cibo che è con troppo sale. Perciò, se assume una connotazione negativa, allora dovrebbe significare che qualcuno non sta bene in un certo senso. Ed è probabilmente una cosa che potresti dire di te stesso o degli altri. Perciò, alla luce di tutto questo, salty significa probabilmente... risentito. Sì, lo credo anche io. Mi fa pensare a qualcuno che abbia voglia di litigare. Perciò, se definisci qualcuno salty, significa che probabilmente è arrabbiato o risentito. Wow, è stata dura. Risentito. Eccellente. Sì, significa essere risentiti. È l'ennesimo aggettivo culinario applicato all'uomo, come sweet. Lo slang può avere molteplici origini, parole comuni, acronimi e naturalmente parole composte. Ma hai mai sentito il termine... nemanico? È una parola composta da amico e nemico, come un rivale o un nemico amichevole. Oh, è stato bravo, ha saputo dire la parola giusta, Yarujanega. Quindi, a che c'è il mio neamico? Nemanico? Beh, è più divertente dell'inglese classico, no? Ma bisogna imparare le regole per poterle infrangere. Se desiderate apprendere qualche vocabolo slang in più, sarei lieta di offrirvi lezioni bonus. Nemamici, ne ho abbastanza di colpi bassi. Vero, anche questo è brutto. Mancano 10 giorni allo scontro con Maruki, prepariamoci con cura. Sembri stanco, vuoi scaricare le gabbie di battuta? No. Diamo un'occhiata a Memento? Lo so, avete ragione anche voi, avete ragione, santo cielo.
ma io ho bisogno di Sumire. Ma oggi non c'è, quindi memento sia. E visto che non piove, non ci sono brutte tempistiche oggi, io ho bisogno di te, Chihaya. Ho bisogno della lettura celestiale. Ora l'allarme delle fusioni avverrà più spesso. Ottimo. Allora, visto che è già qui nella realtà, direi di usarlo subito. Ormai, devo essere sincero, non ho più persone da creare in modo così prepotente, nel senso tutte quelle che dovevo fare le ho fatte già durante la serie, quindi tutto ciò che farò ormai sarà potenziare tutte le persone che abbiamo. E infatti ora potenzieremo Messia Picaro. Perché? Perché ne avremo bisogno. Penso che sarà abbastanza facile farlo, visto che le statistiche aumentano in modo abbastanza omogeneo. Tra l'altro, visto che abbiamo attivato l'allarme delle fusioni, devo fare anche due equipaggiamenti appena ci entriamo. È ora di esplorare Memento, forza! Abbiamo il numero di bersagli, sappiamo che ora ce ne sono quattro nel Memento, vero? Andiamo! Andiamo allora! E intanto Kasumi sta mangiando. Brava lei! Ti devi tenere in forma, forza! Perciò, questo è il palazzo di qualcuno. Oh, già, questa è la prima volta nei Memento per Violet. Beh, guarda un po', questo postaccio è il palazzo di tutti. Non so esattamente cosa voglia dire, ma ho capito che è importante. Grazie per la spiegazione. Sei sveglia, complimenti! L'ha fatto per fare felice Yuji. Non vi sembra che questo posto sia cambiato in qualche modo? O è sempre stato così? Sì, a me sembra uguale. Stai scherzando, vero? Questo luogo è sempre stato strano, ma questi cavi enormi sono un'aggiunta di recente. Oh, sì? Sembrano gli stessi cavi che abbiamo visto nel palazzo di Maruki. Pare che la nostra teoria riguardo al loro effetto su questo posto fosse esatta. Già, avevamo ragione. Più di quanto credessimo. Percepisco forti segnali da laggiù. Partono da dove abbiamo trovato il Santo Graal. Ma il dio del controllo non è più qui, giusto? Perché non diamo un'occhiata? Ho anche da far vedere una cosa a Violet. A me? Morgana, trasformazione! Miau! Che te ne pare? Che reazione contenuta? Beh, immaginare un gatto che si trasforma in un bus non è poi al di là delle mie capacità. Ma la mia trasformazione! Wow, questa volta non si lamenta per il gatto! Sì, è proprio la capacità di immaginarlo così facilmente che permette a Morgana di trasformarsi. Diamoci una mossa. Starsene impalati è una perdita di tempo. Ma il punto è che sono di tutt'altra galassia rispetto agli altri veicoli. Montate su, vi faccio vedere cosa significa avere un motore ronfante. Ronfante? Rombante vorrei dire. Fammi vedere. Possiamo andare dove vogliamo, ottimo. E le mie richieste, una sola è qua. Le altre saranno più avanti. Non che la cosa mi sorprenda.